Eccoci qua, ciao Adriano. Buonasera a chi ascolterà o ascolta e buonasera a te, prego. Ciao caro. Allora adesso gli cambiamo anche il nome perché APGS 1956 è l'unica cosa giusta. Rambo è il Signore, nome sono vero, il nome, Rambo è il qualche nome di mia mese madre, meno di me. cambia quanto vuoi. Rambo sappiamo cos'è ma non lo diciamo. Oggi nel giorno del mio compleanno ho deciso che una delle maniere per celebrarlo è fare due chiacchiere con col Palma su Bass is Metaphysics. Non voglio farlo straparlare di Martino, utilizzo il titolo come scusa, l'avevamo lasciato in sospeso. Facciamo una cosa un po' didattica, diciamo. Sì. Partiamo da cos'era il problema metafisico, diciamo, ab originem, e vediamo che cosa ne rimane oggi? Vai, carissimo. Prego. Dunque, questa cosa avrà dei difetti, per cui chi sia un professionista o anche un dilettante appassionato può trovarlo troppo esplicativo, troppo dettagliato. Cosa fanno i metafisici adesso? Fanno più o meno quello che hanno sempre fatto. Non è cambiato tantissimo. Tutti dicono che è una roba morta, è stata dichiarata morta da figura non meno importante che David Hume più o meno 3 secoli fa, nel 1700, e invece non è morto nulla. Allora, come è nata questa cosa? È nata per caso, come tutte le robe interessanti. Perfino la parola metafisica non vuol dire assolutamente niente. Alcuni gli studiosi dell'epoca, per chi non lo sapesse, Aristotele apparentemente non ha mai scritto una riga in vita sua. È uno di questi signori molto chic che diceva: ascoltate, prendete gli appunti e arrangiatevi voi. Io l'ho detta, poi arrangiate. Quando si sono trovati un'enorme quantità di quelle che adesso si chiamerebbero lezioni, si è scoperto che arrivavano esattamente dopo i libri della fisica, che parlavano proprio di fisica, a modo suo, ma parlavano di fisica. Cos'è la caduta di un corpo, perché le piante crescono e così via. Allora l'hanno chiamato dopo la fisica. Metafisica è semplicemente, è come un problema di collocazione, quello che viene, che ne so, andando da Venezia a Bologna, dopo Rovigo ci si ferma a Ferrara. Perché? Perché dopo Rovigo c'è Ferrara. Non so perché la Quindi linea è stata. sappiate voi ferraresi che voi siete dei metarovigoti. Siete dei metarodi, in questo senso siete Dal punto di vista metarovigoti. di noi veneti, perché ovviamente dal punto di vista Esatto. degli Solo che dal emiliani. punto di vista di uno di Napoli, invece Rovigo è meta Ferrara. Dopo Ferrara c'è la fermata di Rovigo. Comunque, questo è il problema. Cosa faceva questa cosa? Questa cosa si poneva un problema che ritrovate anche adesso in alcune aree. Aristotele era ossessionato da questa cosa, che il sapere, quello che si poteva sapere, era a volte un sapere locale, cioè si poteva sapere una cosa delle piante, dei pesci, che ne so, dei granchi, delle montagne, delle stelle, di una marea di cose. Poi c'era una cosa che lui pensava, esiste anche un sapere che non è di quel tipo di cose che sono pesci, ma è del tipo di cose che sono, punto. Questo lui lo chiamava una scienza dell'essere in quanto tale. Lasciate perdere come si dice in greco, perché già questo diventa una perdita di tempo. E lì dice una marea di cose, alcune molto interessanti, alcune meno. Nel tempo questa cosa si diffonde all'infinito, è una storia veramente di migliaia di anni, che si scontra con tutte delle pressioni. La prima pressione famosa è la pressione araba. Cioè, Aristotele, per ragioni storiche, è stato prima tradotto in arabo che in qualsiasi lingua europea. E quindi trovate tutti quelli che avete visto, probabilmente ai licei, Averroè, Avicenna, una quantità di Ecco, persone. questo mi Cioè, giunge nuovo, davvero prima in arabo, non dal greco, non sì. passò per Alessandria. No, non passò per Alessandria, da quello che se ne sa, Pegaso, perfino. Alessandria, non avevano i testi del Corpus Ereditorium. Qui bisogna veramente domandare a quelli che gli anglo chiamano gli scholars del problema, perché lì è proprio un problema storico, cioè chi ha trovato il manoscritto. Sì, no, proprio chiedevo, visto che Quello che io sapevi. so è che la prima volta che Aristotele è stato letto nelle terre che attualmente sono europee, era un signore che si chiamava Willem Orbeck, che l'ha tradotto per Tommaso d'Aquino personalmente. Mi diceva: senta, non si capisce Dall'arabo. niente. Cioè,
l'ha tradotto dal greco, da quello che avevano disponibile in greco, l'ha tradotto in latino. Ed è una roba recente, cioè del 1200, però arriva veramente secoli e secoli dopo Aristotele. Passa per gli arabi, naturalmente passa famosamente per quello che chiamano la filosofia, che è una filosofia religiosa, la filosofia dei cristiani, la scolastica classica, che è un grande aggeggio, per dirla in modo semplice, il Dio di Aristotele, se è un Dio, è una roba completamente diversa dal Dio della Bibbia. È proprio un altro tipo di cosa, non è una personalità, è una specie di ente astratto molto particolare. Si mescola con queste cose per cui nasce tutto. Questa cosa prosegue all'infinito per moltissimo tempo. Arriva, come dire, a un punto di crisi, quando più o meno la pressione profonda, secondo me, delle due rivoluzioni scientifiche. Adriano, scusami, ti rompo. Abbasso un attimo la telecamera, perché la tua parte della tua faccia sparisce a volte. Quindi. Abbasso così? Adesso esageri. È meglio? Bravo, così, secondo me. Così, dopo, così va bene. Come tu ti muovi, ti avvicini. C'è da un lato una rivoluzione scientifica, naturalmente tenete presente che tutto questo accade in un periodo in cui si ha una fiducia quasi sconfinata nella capacità di determinare, che ne so, perché il feto si sviluppa in un certo modo per raziocinio puro, cioè pensandoci, d'accordo? Non c'è bisogno del ginecologo, bisogna pensarci bene, ci sono dei principi generali che vanno applicati. Quando le scienze si sviluppano, a partire grosso modo dal 1500 a seguire fino alle cose moderne, questa cosa entra in larga crisi. Per farvi un esempio famoso, Leibniz, che è probabilmente uno dei migliori metafisici che sono mai esistiti, era convinto che il mondo fosse un aggeggio composto da quello che lui chiama monadi, che non sono esattamente atomi. Questa cosa ha degli aspetti affascinanti che si possono apprezzare, disprezzare, però entra in gran conflitto che tutti questi cominciano a dire: ma senta signore, siccome abbiamo il microscopio all'epoca migliore possibile, possibile che nessuno trovi mai sta monade? E lì ci sono tutte delle manovre, come dire, difensive ad hoc per dire no, perché è un aggeggio che è invisibile. Le cose diventano molto controverse. Questa cosa ha un vero punto di crisi, che secondo me Hume dice: guardate, avete torto tutti. La metafisica è o una ripetizione di verità logiche, attenzione ai termini, cioè una cosa che si percepisce per puro raziocinio perché è un problema di logica, non avete scoperto nulla, avete solo descritto delle proposizioni del tipo di quelle che adesso noi chiameremo tautologie. Per intenderci, le tautologie sono il tipo di cose che sono vere indipendentemente da cosa succede. Se per dire, io dico, domani a Napoli o nevica o non nevica, è vero. Non ha nessuna importanza la condizione innevata o meno di Napoli, perché è un tipo di cosa che è vera indipendentemente dalla neve a Napoli. Oppure è, diceva Hume, una cosa che nella frase famosa va buttata nelle fiamme eterne, è tempo perso. Questa cosa ha un forte effetto sulla filosofia contemporanea, e qui parlo del periodo che va dal XIX secolo a adesso, perché c'è da parte di una immensa lista di persone che si occupano di queste cose un vero disprezzo. Cioè, guardate, se è un problema metafisico è una scemenza. Questa cosa giunge a, secondo me, la cosa più visibile e più facilmente spiegabile in termini rapidi. Se voi prendete il periodo dei grandi viennesi, il più famoso è un signore che è morto a Los Angeles, peraltro, di recente, che si chiama Rudolf Carnap, il quale diceva che ci sono questioni finto-metafisiche e questioni vere metafisiche che non hanno nessuna risposta. Però lascia che ti interrompia. Il problema è che non me l'hai ancora definita, il campo. Io sono tentato di infilarmi in mezzo. No, ma ci arrivo. La metafisica a un certo punto nasce come la teoria del tutto. No? Ero molto d'accordo con quello che dicevi all'inizio. Una delle cose che mi convince sempre di più è che le teorie del tutto, meglio buttarle via, ma non importa. Noi abbiamo delle conoscenze locali specifiche che rispondono a domande specifiche, del tipo appunto, di cosa è fatto
il brufolo che ho sul lato sinistro del naso. Esatto. E poi abbiamo domande generali del tipo: ma i brufoli, i nasi e gli occhi dell'universo, hanno essi un'essenza? E questa cosa qua è la metafora. Questa allora, giusto per essere... o sbagliato? No, fuorviante, né giusto né sbagliato. Il punto è questo. A mio avviso, e qua cerco di essere il più direttamente responsabile nel senso di dare una risposta, se uno volesse domandarsi cos'è la metafisica, se uno facesse, come dire, la domanda ingenua, ma scusi, lei parla di questa roba, di cosa sta parlando? Risposta. Parla di due cose. Una domanda è, e sembra una domanda facile a rispondersi, arrivo subito in un secondo a qual è la risposta, che cosa c'è? E la seconda domanda è, ma quel che c'è, cos'è? E se volete, in queste due cose ci sono delle risposte, come dire, semplicissime, perché alla domanda che cosa c'è, la risposta ovvia è tutto. C'è tutto. Ci sono le imprese, ci sono gli operai, ma ci sono anche i computer, ma ci sono anche, che ne so, appunto, i nasi, o ci sono, che ne so, gli alluci, o le giacchette, o quello che vi pare a te. La cosa è meno semplice di quanto sembra. Sul che cosa è quello che, Michele, tu chiami un problema di essenza. Cioè si vuole arrivare a una caratterizzazione di che cosa rende una cosa quella che è. Sono quelle che in metafisica si chiamano proprietà essenziali. Ad esempio, per farvi un esempio banale, è proprietà essenziale di quella cosa che è figlio di avere genitori. Non c'è il figlio senza genitori. Le eccezioni famose come Cristo non contano appunto perché non sono quel tipo di cose, sono una cosa particolare. Cristo non si sa bene se San Giuseppe sia suo padre o no, cioè è molto controversa la questione, ma lasciate perdere. Questo è un tipo di proprietà essenziale, ce ne sono di molto semplici. È proprietà essenziale di un triangolo euclideo avere tre lati. È proprietà essenziale di un mucchio di cose, d'accordo? Queste sono risposte a che cos'è. La risposta a che cosa c'è? La domanda che cosa c'è ha una risposta banale, tutto, ed è una risposta che è una risposta fuorviante, nel senso che è vera e irrilevante. Qui i metafisici di solito alzano le loro... Adesso mi tocca scusarmi di nuovo con gli ascoltatori, perché sennò la mia mania di mettere l'uomo Adriano al centro, se gli ho fatto abbassare la camera troppo, si sparisce la fronte. No, sentire su un attimo, ecco, vai, è che lui si muove. Però lasciamo che si muova così, lasciamo la camera. No, va bene, non mi muovo. Allora c'è tutto. C'è tutto è una risposta del tipo scusa Boldrin, che giorno è? E tu mi rispondi è oggi, che è assolutamente vera e completamente irrilevante. Completamente uninformativa rispetto alla domanda. Non informativa, rilevante può essere esagerato, ma se lo stesso... Tu ritieni che questo sia un... esempio di? Questo sia un esempio di risposta alla domanda che cosa c'è? Tutto. Cioè è completamente vero e del tutto irrilevante. Perché irrilevante? Ecco, per definire perché irrilevante bisogna riuscire a convincere, in questo caso faccio io la parte dell'incredulo, colui che ascolta che la domanda che hai posto ha un senso specifico, cioè che è rispondibile in una maniera più o meno convincente. No, ci sono domande che non hanno risposta. Non hanno risposta perché non hanno risposta. Possiamo cercare di capire perché non hanno risposta, ma ci sono domande che non hanno risposta. Qui ci sono due, la sfida è sensata. Ci sono due attitudini che si possono prendere. Uno, è una domanda insensata. È esattamente domandare come domandare, che ne so, perché non c'è un numero primo più piccolo di 2? E non c'è nessuna risposta, non c'è una risposta. Perché? Perché è così. O dire, no, il tutto può essere qualificato in modi che sono informativi. Esempio, supponi che chi interroga me pensi che tutto sia composto di oggetti. Di oggetti nel senso del linguaggio naturale, cioè di case, di sedie, che ne so io, di treni, di quello che volete voi. Uno che dica, guardi, signor metafisico, se tutto fosse oggetto,
non ci sarebbero mai eventi. Perché la Seconda Guerra Mondiale non è un oggetto, è un aggeggio complicatissimo composto di tantissimi eventi. Ma non è vero che è un oggetto. Per esempio, ha tutte le caratteristiche che un oggetto ha essenzialmente, la Seconda Guerra Mondiale, mi scuso, non le ha. Un oggetto, per esempio, è in un punto dello spazio-tempo. La Seconda Guerra Mondiale si svolge praticamente dappertutto. In mare, in cielo, a Anzio, come in Normandia, come a Pearl Harbor, dove volete voi. Allora, domanda, ma scusi, nel tutto ci sono gli eventi, sì o no? Altro esempio, che spesso è enormemente discusso. Senta, ma lei dice che ci sono oggetti e suppongo, signor metafisico, che gli oggetti siano individui sul modello di questa tavola. Ma allora, esistono cose collettive o no? Cioè, possiamo metterci d'accordo che un essere umano è un oggetto, ma un'orchestra non è la somma degli esseri umani. Questi sono gli aspetti che sono interessanti alla metafisica. Stessa cosa, per esempio, nelle scienze sociali, che è una discussione che quelli che fanno metafisica di questa roba qua si scaldano molto, esistono veri collettivi o sono composizioni di individui? Per intenderci, esiste la Fiat o esistono 40.000 operai, 50.000 ingegneri, 150 azionisti? Molti di questi sistemi che stiamo sono costruzioni concettuali, cioè la Seconda Guerra Mondiale non è un evento, è una sequenza molto grande di eventi che noi raccogliamo, se vuoi, nella nozione di insieme, gli mettiamo un nome. Se lo chiamiamo la mia Seconda Guerra Mondiale. Io ho una mia personale opinione sulla metafisica che non voglio tirare in ballo. Secondo me c'è una risposta. Eh no, la devi tirare in ballo, sennò non è divertente. Allora, la mia personale puoi raccontarci opinione... ciò che è accettato. No, no, d'accordo. Allora, gli altri, ma devi tirare in ballo. La mia personale opinione che espongo perché venga criticata è non ovvia, in questo senso. Secondo me la metafisica, nel senso in cui almeno io la capisco, è una disciplina ambigua che non è in grado di mostrare in modo univoco se parla di quella roba che noi chiamiamo schema concettuale, per intendersi di quello che abbiamo in testa, cioè di come noi concettualizziamo i tavoli o le guerre o gli scioperi o quello che volete voi, o il mondo indipendentemente da quello che è. La distinzione è sottile, nel senso che è vero che proprio... No, la distinzione è chiarissima ed è infatti una visione classica in epistemologia e tutto. La mia opinione è che se la metafisica fosse la prima cosa, e spesso lo è stata, in realtà tutta la cosiddetta rivoluzione linguistica, non è metafisica, a mio avviso a quello ammonta, secondo me... Dovrebbe essere un oggetto della neuroscienza. Il mio parere è che la cosa è veramente ambigua e qui, come dire, è aperto a chi vuole occuparsene di pensare se esista un modo di disambiguarla. Può essere che si abbia la capacità di picchiare, secondo me in alcuni casi sì e in alcuni casi no, sulla realtà stop. Può essere che siamo a caccia di un metodo molto generale per caratterizzare i nostri schemi concettuali, che è tutto meno che semplice. Se l'ambiguità sia risolvibile in modo banale, secondo me no. Nel senso che ci sono alcuni casi in cui sono convinto che abbiamo picchiato delle robe vere. In altri casi non lo so. Nel senso che, ad esempio, decidere veramente se esistano, per metterla in termini semplici, questa è la cosa che si chiama mereologia. In mereologia viene ammesso che tu puoi mettere insieme cose diverse. Cioè esiste un oggetto che è composto da Adriano Palma, una lampada, un fiore e la luna. Cos'è questo oggetto? Niente. È quella composizione. Altri dicono di no. Nei casi un po' più pregnanti, decidere, ad esempio... Se esiste l'orchestra di Santa Cecilia, la maggioranza della gente dice sì, beh, questa cosa non è la somma di tutti gli individui, perché uno cambia, il violinista è andato in pensione, quell'altro ha cambiato mestiere, eppure c'è l'orchestra di Santa Cecilia, il che vuol dire che esiste una specie di roba collettiva. Ora, questa cosa
picchia su un angolo vero della realtà o picchia su un aspetto del nostro schema concettuale. Cioè che per tante ragioni noi vogliamo concettualizzare il mondo con l'esistenza di orchestre o di quello che vi pare a voi, o di governi. Il Parlamento, per esempio, è tipicamente in quasi in tanti paesi una cosa i cui componenti cambiano continuamente, perché uno muore, uno cambia, uno viene rieletto. Uno... Ok, fermati là, perché assodato che è un problema, abbiamo già fatto un passo avanti, che entrambi concordiamo, mi sembra irrefutabile, che ciò che rimane del problema metafisico, vorrei anche tornare su quello, se hai parlato di Aristotele, forse poi io ti ho deviato, è abbastanza ambiguo nelle sue definizioni. E tu hai detto che non si capisce se è una discussione attorno ai concetti, alle forme linguistiche, agli stati della mente, o a quello che noi chiamiamo nozioni, coscienze di nozioni, di cui si discute, o se invece è un dibattito intorno a ciò che esiste fuori dalla mente umana, dalla percezione, dalla capacità degli umani di percepire, che esisterebbe quindi comunque indipendentemente dal fatto che, grazie a una mutazione di uno strano bestione alcuni centinaia di migliaia di anni fa, oggi esistono gli umani. Già questo, dice, non si capisce. Ecco, però proviamo a vedere in entrambi i campi, se vuoi, quello, chiamiamolo quello mentale, quello extramentale, metamentale. Ecco, la metafisica si interessa di stati mentali o di stati metamentali? Dunque, o della relazione fra di essi, no. Perché allora, è un problema classico dell'epistemologia. Qua mi scuso perché sembra appunto quelli che hanno l'ossessione di tutto. Si occupa di tutti e tre. Allora, caso banale. E discutitissimo, incluso da Michele, la relazione fra stati mentali e stati extramentali è uno degli aspetti del famoso problema tra le menti e i corpi. Ma è vero o no che lo spirito, la mente, quello che vi pare voi di Palma, coincide con il suo cervello? La discussione è infinita. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Questo è un caso di connessione fra i due livelli, che viene affrontato praticamente all'infinito da una marea di gente. Casi in cui sono le strutture concettuali che sono sotto la lente o il fuoco della lente dell'investigazione. A mio avviso i casi più tipici sono i casi in cui sono maestri, tra l'altro un italiano, Achille Varzi, che è eccellente, Achille Varzi, che vale la pena di leggere, peraltro, è tradotto in italiano dalla Terza in varie... Beh, diciamo, una delle persone che vorrei, con cui io vorrei tu dialogarsi, se facciamo... Se sì, sì, si può benissimo farlo. In autunno. Achille Varzi, ad esempio, è uno che ha fatto molto bene il lavoro sulla metafisica delle frontiere, che è un problema proprio di cartografia. Cioè, ma una frontiera cos'è? È una roba completamente arbitraria, si può passare dappertutto. C'è una frontiera fra, che ne so, il Tirreno e Ostia o no? La cosa può sembrare bizzarra, ma è vero che non è una cosa che la scienza può decidere per conto suo. Cioè la scienza ti dice, ditemi come volete che tracci la carta e io comincio a fare i conti su come fare la carta geografica migliore. Lì ci sono in ballo strutture concettuali profonde, che si intrecciano a volte proficuamente, con profitto, con proprio un problema psicologico, cioè come noi pensiamo. X e X, la frontiera è un esempio, ce ne sono dozzina. Nel caso invece in cui si parla del mondo, diciamo, chiaramente extramentale o più chiaramente extramentale, uno dei dogmi della metafisica è stato messo in parole facili, quasi da slogan, da Quine. Quine è un signore che è morto di recente, il filosofo più importante negli Stati Uniti nel XX secolo. Lui ha emesso questo slogan famoso: non c'è un'entità senza un criterio di identità. Cioè, per dire che c'è qualcosa bisogna dare dei criteri di identità, come lo riconosci, come dura nel tempo, se dura nel tempo e così via. Questa cosa, che sembra abbastanza banale, cioè per dire ci sono i cavalli, devo avere un po' di insiemi di criteri per decidere cos'è un cavallo. Ad esempio, Maserati non produce cavalli. Perché? Perché c'è un criterio di cavallitudine.
deve essere una cosa con la coda, deve essere un mammifero con quattro gambe, non va a motore, non beve benzina, che ne so, quello che vi pare a voi, come voi concepite un cavallo. Questa cosa in meccanica quantistica è enormemente dibattuta. Ci sono seri metafisici che si occupano appunto di questo tipo di problema. Siccome quel tipo di entità, che sono nella teoria, lì la ragione per cui si pensa che ci sono è banale, perché le usiamo, perché servono a retrodire e a predire, sono dei meccanismi spiegativi potentissimi, e ci sono casi in meccanica quantistica in cui non si sa cosa sia il criterio identitario. Cioè, se uno ti domanda, ma la particella di destra è la stessa della particella di sinistra? Boh, non si sa. Quindi anche cose che sembrano, come dire, verità di logica vengono a volte scosse. Secondo me restano delle ambiguità, nel senso, però qui dobbiamo fare una roba specifica, casomai invitando anche altri esperti del ramo, nel senso che abbiamo un accesso a quel tipo di entità che è estremamente particolare, per cui uno potrebbe sempre trincerarci e dire, senti, è un effetto della teoria, criteri di identità non ce ne sono. Però è chiaramente non mentale, cioè se la particella X ha tutte le proprietà in comune con la particella Y, perché ce ne abbiamo sparate due contro il muro, beh, insomma, qua è un problema, perché non si riesce a trovare che proprietà è che le distingue. I criteri identità ti impongono che se io non sono un cavallo ci deve essere una proprietà, almeno una, che il cavallo ha e che io non ho, o viceversa. In quel caso sembra che tutte le proprietà siano comuni. Bene, ma non ti pare che negli esempi che stai facendo in realtà siano tutti esempi specifici di certi campi scientifici in cui ci sono delle domande di tipo definitorio, identificatorio di entità percepite o assunte e che non sono state risolte? Perché questo è un problema metafisico? È un problema metafisico perché è un problema... Anzi, perché questi sono i problemi che definiscono la metafisica, diciamo, quella mentale. Voglio dire, qui bisogna intendersi, è un po' come a domandare cos'è l'economia. Ogni economista fa un certo mestiere, che ha dei gradi di affinità con quello che tutti gli altri che si chiamano economisti fanno. Ma non è chiaro che Tremonti faccia la stessa attività che fa Boldrin. Siamo senza... Questo è un colpo basso. No, non è un colpo basso, ha fatto... Fermati Adriano. Adesso tu hai dato questo esempio, appunto particelle, che è un problema che ci poniamo oggi. Fossimo stati 150 anni fa, avresti potuto porre il problema, del tutto analogo sulle componenti di un materiale o dell'altro, e cioè chiedermi se c'erano degli elementi in natura primordiali che avevano una struttura atomica non decomponibile, avresti avuto un vago concetto di atomo, e dirmi che cosa rende il ferro diverso dal carbone internamente, visto che esternamente io noto delle proprietà diverse, li utilizzo diversamente, però non capisco perché. Adesso sappiamo che il problema ha una risposta. Io voglio capire dove ti sto cercando di spingere, in che senso, cosa sta succedendo al video, in che senso i problemi che la metafisica si pone o che i metafisici si pongono hanno una dimensione irriducibile ad altre aree di ricerca o meno? Allora, dimensione non riducibile alla fisica, alla chimica, alla logica, neurali, alla matematica. Esempio, una delle aree della metafisica contemporanea è un dibattito che di solito viene riassunto sotto il nome sono tre o sono quattro. La questione è la seguente. Si supponga, come dire, come preambolo, che esistano oggetti. Un campo, il campo numero 3, dice gli oggetti sono delle baracche tridimensionali che hanno certe proprietà, d'accordo? L'altro campo, nominato come facilmente prevedibile, 4, no, gli oggetti sono quadridimensionali.
Cioè gli oggetti sono fette temporali che in qualche modo, nella loro terminologia, perdurano. Qui è inutile domandare ai fisici, ma scusi, questo ti dice, sì, utilizziamo n dimensioni in un certo modello perché me ne servono n, in stringhe ne servono 11 al momento attuale e buonanotte suonatori. Questi ti pongono un problema diretto. Ma scusi, l'oggetto ne ha 3 o ne ha 4 dimensioni? E lì, certo, una delle risposte è una delle risposte, come dire, eliminativiste, di riduzionismo più secco, e guardi, è un problema puramente di mettersi d'accordo sulle parole. La risposta è 3 e 4, dipende da come vuole parlare. Se lei vuole considerare una fetta di un oggetto nel tempo, quello è a 4 dimensioni. Se lei vuole considerare il tempo, con un modello un po' fané, come una grande scatola, allora gli oggetti ne hanno 3 e hanno la loro vita, se fossero viventi, insomma, hanno un loro percorso, non so se sia una vita, insomma, in alcuni casi sembra una vita, in alcuni casi no. Ma non esiste Adriano Palma a 4 dimensioni, esiste Adriano Palma nel 1956, esiste Adriano Palma nel 2020 e così via. Cosa risolve questa cosa? Non la fisica, proprio non la fisica. La tua insistenza, che è giustificata, secondo me, va vista un po' come in molti casi di filosofia. La filosofia risolve pochissimi problemi, nel mio conto 3 o 4. In 4.000 anni non è un gran successo. Ecco. Però ha generato una marea, ma una marea di cose che non sarebbero mai nate se non ci fosse stato un problema filosofico all'inizio. La linguistica, la psicologia... Sì, guarda, ma... io non sono mica di quei dementi, tu me lo sai, sono un filosofo dilettante, quando avevo 11 anni, ne sono passati oggi, questo è, più di 50. Non sono critico, voglio solo dire... Io ho la teoria del carciofo, che tutto viene da domande di tipo filosofico. Infatti, questa, un linguaggio la metafisica è questo tipo di cose, cioè se è ben fatta, riesce a generare problemi che poi spesso vengono ereditate da teorie, spiegazioni che hanno pochissimo di metafisica. Right. Questo è il punto. Ok, no, allora sì. Su questo siamo d'accordo. Cioè, io non sto, non è come dire la difesa del sindacato giallo della corporazione di metafisici, non me ne fotte proprio nulla. Cioè, mi è difficile capire a me se esista adesso una vera riduzione che elimini questo problema. Esempio banale che viene fatto tutti i tempi, viene fatto da moltissime persone. Supponi di avere la biologia perfetta, non l'abbiamo, supponiamo di avere una teoria biologica che dica di praticamente tutto quello che ha il DNA, la rava e la fava e la controrava e la controfava. In quella teoria non c'è la nozione di persona, che è un groviglio di complicazioni giuridiche, a volte concettuali, a volte storiche, e vate la pesca. Sono proprio problemi che non si sa bene cosa dire, cioè se io entro in coma è la stessa persona oppure è semplicemente un'identità fisica, c'è un grande ammasso di cellule ma buonanotte, quello non c'è più. Altri dicono di no e non voglio prendere partito sulla cosa, ma non è una cosa che sia sensato domandare alla biologia di rispondere. La biologia giustamente risponde: senta, lei fa il filosofo, mi dica lei cosa vuole perché una cosa sia una persona e io posso dirle a che condizioni un organismo può soddisfare quelle proprietà. Ma di più non le posso dire. Quali proprietà siano decisive per essere una persona? Boh. Cioè, alcuni dicono deve avere il libero arbitrio, alcuni dicono di no. Alcuni dicono che non deve essere drogato, altri dicono di sì. Ha degli aspetti strani che effettivamente domandare alla biologia non ha senso. Questo è un esempio estremo, tra l'altro altro esempio di che una delle cose su cui i metafisici al momento si scaldano moltissime, se la teoria della persona sia una roba che sia riducibile a qualcos'altro o no. Risposta primitiva ma probabilmente corretta, no, c'entra qualcos'altro, deve esserci una specie di importo social-giuridico, una roba del genere, però la discussione è infinita. Allo stesso tempo, a mio avviso i cretini, però è uno dei partiti in campo, si scaldano ad esempio su questo fatto che perfino tu ti sei incoccato e incocciato e bisticciato con questo signore antimaterialista,
supponiamo di avere una neuroscienza perfetta, quella che non c'è, la neuroscienza del 3500. In quella roba non ci sarà il punto di vista, quello che loro chiamano in prima persona. Cioè non ci sarà il mio senso del gusto, che ne so, delle ciliegie. Perché ci sarà tutta un'altra roba, ci sarà una roba complicatissima sul mio cervello che o si assume o si deduce, ma sicuramente non c'è il senso del gusto della ciliegia. Ora, due risposte. Uno, il cosiddetto problema della coscienza in prima persona è un falso problema. Questa è la mia personale preferenza, però so che è controversissima, molti dicono di no, è l'unica roba interessante. Quello che mi interessa è il mio gusto delle ciliegie, delle sue scemenze sulle sinapsi, boh sì, che gli insegnino alla facoltà di medicina, non mi frega niente. Però il problema è obiettivamente aperto. La metafisica è in questo senso, come diceva il sindacato, è una cosa che declina crescendo. Quanto più si riesce a identificare e ad avere delle spiegazioni che cominciano a essere sensate, e ripeto, i casi di grande successo sono pochissimi, è possibile che questa cosa passi a un'altra teoria, cioè più venga ereditata da una disciplina che ha delle origini e delle basi completamente diverse. Nel caso della mente, best bet, la miglior scommessa che si può mettere sulla tavola è che una psicologia sviluppata, non la psicologia di adesso, sia quella cosa che integrando le conoscenze psicologiche e una forte fetta di neurologia, sia quella cosa. Però questa è veramente una promessa per il futuro, al momento questa cosa non c'è. Se questa cosa viene ereditata sarei più contento. Cioè, voglio dire, i metafisici sono fatti delle masturbazioni veramente per migliaia di anni su che cos'è un significato. Quando è nata la linguistica, e ancora siamo, come dire, una linguistica primitiva, se ne capisce un po' di più. Ora, secondo me questo, come dire, va proprio bene. Cioè, se c'è un metodo che genera teorie interessanti, e lo chiamiamo metafisica perché, data la condizione in cui la fisica è dopo la fisica, non necessariamente in senso temporale, pace. Questo è tutto quello che vedo. A mio avviso le cose interessanti sono appunto non le domande, tra l'altro ci sono pochissime persone che si occupano di che cosa è il tutto, è una cosa veramente rara, questo bisognerebbe farlo in una trasmissione specifica. Cos'è? Ecco, sì, beh, questo concordo, nelle mie al momento scarse, però tuttora non diverse da zero letture di metafisica, diciamo, non continentale, non italiana, così vedo. Va detto che in Italia chi si occupa di metafisica continua a occuparsi del tutto. Sì. Che per qualche ragione è rimasta questa convinzione. Sì, sì, sì. No? Ripeto, questo ne avevamo discusso, a mio avviso, ripeto, questa roba capisco che è controversa, però il meglio che posso fare è dirvi quello che penso io, dopodiché se ho torto, ho torto. Sono veramente i cascami dell'idealismo. C'è questa bizzarra idea che una domanda come la posta Schelling sia una domanda che necessita un continuo rimasticamento. A mio avviso, no. Le metafisiche che mi interessano a me, per esempio, c'è una quantità di lavoro molto interessante, ad esempio, sulla metafisica della causalità, che è una roba che si usa tutti i giorni, cioè i terremoti provocano crepe in California, mentre i vulcani provocano inabissamento di isole in Indonesia. Cos'è la causalità? Non è una risposta che ti viene da una scienza. Le scienze, come dire, adottano una serie di principi causali. Come funziona? Più per gli ascoltatori, per chi vuole avere un'idea, consiglio moltissimo la seconda edizione di Judea Pearl sulla causalità. Pearl è come la perla in italiano, ma si chiama Pearl. È il signore che probabilmente avete sentito nominare perché è il padre di quello che si è fatto massacrare in Pakistan. Un signore che è in California, che è il miglior teorico della causalità al momento. Questi sono problemi metafisici, nel senso che dire in termini molto generali e che tengano conto di tutto quello che riusciamo a capire cos'è la causalità, non è una cosa che si può chiedere al Dipartimento di Fisica e Matematica. Su un aspetto hai ragione tu, in Italia c'è una forte impronta dell'eredità idealista,
in alcuni casi ai bordi del ridicolo, del ridicolo anche nel senso che nessuno li ascolta. C'è una, non, del ridicolo vuol dire non perché a me fanno ridere personalmente, c'è poca comicità. Non se li caga nessuno nell'universo, ma loro sono. Esatto, è un po' queste cose un po' particolari. Come... E quando li inviti a discutere, poi riescono a discutere del problema. Capito? Se l'eterno sia glorioso, o se sia più la gloria eterna, o se la gloria sia sempre eterna, e francamente a volte. Io ho l'impressione, adesso che sono in Europa e che a volte ascolto più che altro robe da YouTube, alcuni di questi dibattiti, i più tristemente famosi sono i dibattiti con Severino, devo dire che hanno gli effetti un po' dei culti, cioè di quelli che sono ossessionati dalla costruzione delle piramidi dagli extraterrestri. E ci sono veramente, qui non sto prendendo per il di dietro, ci sono veramente centinaia di persone che pensano che sia un grande problema interessante che discute la rava e la fava, ma se invece di essere datata in quel modo potessimo dimostrare, e perché non mi lasciano entrare, allora, da questo naturalmente è facilissimo sgorgare nell'urlo, c'è un complotto, non vogliono farci sapere che gli extraterrestri erano in Egitto, eccetera, eccetera. C'è tutta una teoria. Quando ero piccolo io c'era. Sì, era solo un'osservazione che mi sembrava così. No, ma è vero, però l'Italia è molto particolare e in quel senso è fortemente isolata, mentre non è fortemente isolata in altri settori della filosofia. Infatti, quello è l'aspetto, quello invece è un aspetto interessante culturalmente. Cioè, persone come. Tu pensi, sì, lo penso anch'io, sia il mischiarsi fra l'influenza gentiliana e. C'è quello, mentre. Meglio, cattolica. Quelli, anche religiosa, certo, c'è un aspetto idealista e un aspetto religioso. Mentre grandi fasce, e qui non sto assolutamente approvando o adottando nulla, ma questo è un fatto: grandi fasce del lavoro che fanno i filosofi italiani hanno enorme risonanza. Cioè. Toni Negri e Agamben sono letti in tutto il mondo e vengono discussi e rimuginati. Questo non ha, è molto lungi da essere un giudizio di valore. Mentre spergiuro, Dio che mi fulmini se ho detto il falso, nessuno al mondo legge Galimberti, tranne che il galimbertismo. Cioè una specie di club di signori che leggono il Corriere della Sera e che si trovano a discutere di questi problemi. Ma il nichilismo produce l'ansia o l'ansia e così via. Ci sono parti della filosofia italiana, secondo me, perfettamente rispettabili, che sono ben lette, ce ne sono parecchie. Ad esempio in alcuni che fanno fenomenologia, che è una tendenza di cui non voglio dire in particolare, ma che sono perfettamente, come dire, dentro un tipo di programma di ricerca, la parte più metafisica di quello che loro chiamano metafisica, cioè voglio dire, sfido chiunque, leggete, che ne so, Cacciatore o Chiereghin e ditemi cos'ha da dire esattamente sulla causalità, niente. Cos'ha da dire sull'entità collettiva, niente. Cos'ha da dire sulla meccanica quantistica, se sa cos'è, niente, e così via. Questo è un po', sì, c'è questo aspetto sociologico, secondo me sono anche in parte effetti generazionali, mano a mano che l'eredità idealista tende a dissolvere, questa roba scambia, perché la gente comincia a studiare, sa le lingue, legge altre cose, non è vero che passa 40 anni su un capitolo della scienza della logica di Hegel che probabilmente è incomprensibile a priori, ma lascia perdere, magari è comprensibile, però è una roba di setta nel senso che è molto ristretta e soprattutto non genera un programma di ricerca. Cioè il caso in cui tu ti sei bisticciato con questo antimaterialista è secondo me estremamente rivelatore. Il severinismo non è un programma di ricerca, si tratta di ripetere Severino e ripetere fino a che qualcuno. Certo, infatti una delle cose tremende di tutta questa letteratura pseudofilosofico, pseudometafisica italiana di derivazione più o meno severiniana è l'enorme ripetitività. Al di là della vuotezza dei concetti, è l'enorme ripetitività. Esatto, allora cioè, l'eterno ripetere del nulla.
ho scoperto leggendo Severino, perché dopo che mai tu... Quello che non esiste. Ah, sei andata a rileggere. Il vuoto non esiste in Severino, per cui non si può parlare di semivuoto. Tuttavia, il vuoto o il famoso nulla, a sua volta non esistente, è soggetto, ma qui non sto prendendo per il cesto, di 6.000 pagine. E sono cose che effettivamente generano, cioè, o uno, come in una conferenza che ho ascoltato 3 giorni fa di Severino, come dice, questa cosa, siccome lui dice che il mutamento è impossibile, è anche impossibile che io capisca che ha ragione lui, perché sarebbe un mutamento. Prima non l'avevo capito, dopo l'ho capito, zac, il mutamento. Questa cosa è il destino. Siccome io sono fuori dal destino di quelli che capiscono Severino, il suo unico, come dire, venue, la sua unica via di passaggio è di ripetere questa roba all'infinito. Purtroppo questa cosa, per esempio, è completamente falso di Negri. Negri si può giudicare malissimo per altre ragioni, ma è perfettamente chiaro cosa sta dicendo. È un papocchio di filosofia politica, però ti dice qualcosa. Questi, no, ripetono all'infinito una cosa ed è... Sì, è... Voglio dire, è anche difficile, perché siccome queste forme di socializzazione della conoscenza hanno degli aspetti non religiosi nel senso buono, ma degli aspetti proprio clericali. Cioè, Severino è come il profeta, è come essere, che ne so io, Isaia. Poi ci sono gli arcivescovi, Galimberti, Valent. Dopodiché comincia a diventare una cosa in cui tutto è una polemica interna, cioè una ripetizione del fatto che sui problemi che loro si scaldano tanto, la poetica del nulla, Severino aveva ragione già nel 1952, nella struttura originaria dimostrò, e così via, e così via. Secondo me sono fenomeni, come dire, per usare una terminologia che non è di questa tradizione, sono fenomeni di degenerazione di un programma di ricerca. È come provare a quadrare il cerchio dopo che hai provato 7 secoli, qualcuno becca la dimostrazione che il cerchio non si può quadrare e buonasera. Sì, si può continuare a parlare dei cerchi quadrati, ma diventa un po' un gioco. Questa è una particolarità. Io sono forse meno pessimista di te, nel senso che nel caso della filosofia italiana penso che si stia sviluppando, per esempio in filosofia del linguaggio c'è gente che fa lavoro ottimo, a Napoli, a Milano, a Urbino, a Palermo. È gente... Come dire? Mi stai dicendo che stanno diventando comunque lentissimamente, con 3/4 di secolo, quasi un secolo, anzi senza quasi, con un secolo di ritardo sul resto del mondo, ma stanno diventando minoranze e spunti lentamente. Si sta succedendo, è un po' ovunque in Italia, è vero anche in economia, cioè le follie marxisto-ricardiana lentamente in altre stanno uscendo, anzi hanno un periodo di grande recupero, per ragioni politiche, di supporto politico, però non dominano più i dipartimenti di economia d'Italia come una volta. Nel caso delle, tu sai meglio di me, c'era un periodo, quando eravamo piccoli noi, in cui c'era lo sraffismo, in cui la rava e la fava sraffa. Ah, c'è ancora in Italia. Infatti io continuo a dire, a freirmi, c'è questo un tal Cesarotto, per esempio, che uno dei Cesarotto. Mai sentito nome? Uno dei loro guru, scrive le cose di un improbabile. Ma proprio illogico, un altro dire, bello fiore. Dico, ma perché non facciamo un dibattito con 2 formule, la contabilità nazionale, guardiamo se quello che dite regge spariscono. Ho l'impressione, e ti ripeto, io veramente quanto te, addirittura da prima di te, non vivo in Italia, però ho l'impressione che in alcuni settori disciplinari, non in tutti, cioè voglio dire, in fisica, i fisici italiani sono fisici, fanno fisica, la fanno bene. Per cui non è affatto una cosa, come dire, antinazionale. In alcune discipline, probabilmente in un settore dell'economia, in un settore della filosofia, si sono un po' infognati nel loro stesso declino, non so come dire, non sanno più come uscirne, perché uscirne vorrebbe anche dire, beh, facciamo un'altra roba, ma non si può, perché quella cosiddetta dottrina è inconfutabile, praticamente perfetta. Se no ammetti che hai passato 50 anni, 20 anni, 40 anni, 80 anni a discutere di aria fritta e che la grande battaglia ideologica contro i cattivi era puramente confusione. No, non si era mai. L'unica cosa è che questi lo si estinguono per conforme naturali,
Se questa predizione tua è corretta, allora è solo un fenomeno generazionale, cioè con il passare delle generazioni pluri, questa roba tende a esaurire. Pluri, ti posso garantire che purtroppo, anche in seguito al dialogo con antimaterialista, un esempio estremo, ma insomma, in un certo senso l'ho scelto apposta, però mi sono arrivate più di qualche decina di messaggi di giovani, anche chiaramente svegli, che mi dicevano, ma lei non ha capito, ha scelto quello giusto, guardi che c'è, mi faccia venire, vorrei rivalutare Gentile, il pensiero metafisico, teologico, cioè, però ecco, e quindi purtroppo Adriano, non lasciamoci prendere, ma per chiudere, torniamo al problema di fondo, se tu oggi dovessi dirmi, o dovessi dire a chi ascolta, che magari poi li affrontiamo, visto che per esempio, la questione di causalità, delle questioni che ti interessa, interessa anche a me e interessa in generale. Se tu dovessi dire oggi, scegli tu il numero 3, 5, 1, 19, no, 19 no, se non andiamo avanti fino a domani, problemi, domande metafisiche su cui c'è ricerca e che vale la pena porsi e che non sono risposte da altri campi, cosa vuol dire? Molto tardi perché sono le 21:10, 3. C'è un problema metafisico colossale in filosofia della matematica, esattamente come problema metafisico. Cosa è che c'è? E qui, se vuole, facciamo uno specifico. Ci sono i numeri o no? E se ci sono i numeri, ci sono che numeri? Come li caratterizziamo? Cosa meno che banale. 2. Secondo me gigantesco. La causalità. È proprio una cosa in cui, quello è un problema in cui non se ne va fuori, nel senso che qualsiasi ragionamento che facciamo ha degli aspetti causali. Qual è la teoria giusta della causalità? Chi la becca giusta diventa molto più famoso di Hume e di Leibniz. 3. Problemi di identità. E lì siamo a cavallo fra vari fattori. Mi limito a 3 esempi. Problemi proprio di identità. Ad esempio, essere agente. È una cosa che si rivela essere una mente o ha aspetti collettivi? La cosa è tutt'altro che facile. La Fiat è un agente o solo Gianni Agnelli è un agente che dà ordine a tutti? La nozione di agente... Stai chiedendo se esiste la persona giuridica, qual è lo stato, se vuoi, ontologico della persona giuridica? Anche della persona giuridica, ma non solo della persona giuridica. Ci può essere una cosa che non caso di specie, nel caso che hai dato, è quella la questione. Sì, nel caso è una persona giuridica. Gianni Agnelli ti informo non c'è più, credo si chiami John Elkann adesso. Vabbè, d'accordo, John Elkann. Vabbè, no, ho capito. Perché siamo datati, ma mi comunica no, visto, allora, pure Cesare Romiti. È morto anche Romiti. Sì, esatto. Comunque, questi sono 3 esempi. Secondo me, per uno che voglia pensarci bene, e su questo sono disposto a farlo anche lungamente, matematica e causalità sono centrali. Per uno che volesse scherzare, però non è tanto uno scherzo coi tempi che corrono, al quarto mi fermo, prometto, se esista una metafisica del genere. Cioè, siamo esseri umani o siamo femmine e maschi o forme transitorie tra l'uno e l'altro o doppie fra l'uno e l'altro? Boh, molti si scaldano, io personalmente no, però ammetto che ci sia un aspetto intrigante della questione. C'è una proprietà essenziale di me in quanto individuo che è una proprietà di genere o no? Boh. È meno che banale, cioè data l'esistenza dei transessuali. Ho visto la mia faccia, quindi per quello. No, ma infatti capisco lo scetticismo, però quelli che ti dicono, no, guarda, non è una proprietà essenziale perché ci sono i transessuali. Se ti fai operare, ti fai tagliare varie parti, oppure ti fai... Ma se non riesco bene, non mi sembra un problema, a parte non mi sembra un problema metafisico, francamente. Mi sembra un problema davvero fra no, il problema... biologia e neuroscienza. Ma fammi capire di nuovo il problema. Qual è? Ridefiniscilo. Cioè, nella definizione di Michele è essenziale il fatto che c'è l'uccello o no? Nella formulazione semplice. La formulazione semplice è questa, lascia perdere l'uccello. Nelle proprietà essenziali di Michele, c'è il genere o no? Il cromosoma Y? Certo. No, il cromosoma, il genere. Ma cosa cazzo è? Beh, cos'è il genere? Perché tu sei... In italiano con me usi certi... No, 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 ma non è un problema. Cioè, ma devi definire tu sto cazzo di genere. Cioè, io una volta, adesso ti ho rinunciato perché mi dicono che sono sessista, ma
quando è cominciata a uscire questa roba del genere 30 anni fa, dicevo, boh, biologicamente parlando al momento io di sessi ne conosco due e di genere ne conosco tre. Allora, Adesso magari una glossa. abbiamo anche cambiato opinione, possiamo decidere che di sessi ce ne sono cinque, però. Una glossa per finire questa cosa, perché non voglio No, ecco, tediare. quello non capisco in che senso questo, gli altri tre li Allora, capisco, mettiamola in che così. senso per te questo sia un problema metafisico. La nozione che si utilizza in metafisica, questo praticamente da tutti, di proprietà essenziale, è quella proprietà che se manca non c'è più l'individuo, d'accordo? Allora, essere me stesso, ad esempio, ha una proprietà essenziale che è essere vivo. Se manca quella proprietà, non c'è più me stesso. C'è un'altra roba, un cadavere, le cellule, quello che ti pare, ma non c'è più me. Siamo d'accordo? Una proprietà essenziale è quella cosa senza la quale l'individuo cessa di essere quell'individuo. D'accordo? Questo è un problema definitorio. Nel caso del genere, tra le proprietà essenziali degli umani, c'è l'essere maschio o no? Traduzione, se io mi fa. Non c'è più audio, non c'è più È lì audio. che non ti seguo, cioè essere maschio corrisponde ad avere il cromosoma Y. Cioè, D'accordo. avere Allora dentro. mettilo sul tema della durata. Se mi cambiano i cromosomi a Divento volte. un'altra roba di sicuro. Non so cosa sia, potrei diventare, non lo so, cioè dipenderà da come mi cambiano i cromosomi. Mi potrebbero venire, adesso non lo so se è neanche possibile, in No, genere, ma. due Y, perché non c'è neanche più XY. Quindi, volenti o nolenti, tu hai preso una posizione metafisica, cioè è una proprietà essenziale di te essere maschio, quando Da quella quello che io non proprietà. capisco di questo, Adriano, dopo poi finiamo davvero, magari lo ripetiamo una volta, è in che senso questa è una questione metafisica? Mi sembra una questione brutalmente biologica. Nel senso, ritorno alle mie prime due domande, nel senso che uno dei modi di rispondere a che cos'è quello che c'è è provare a determinare quali sono le proprietà essenziali di Certo, quella cosa. ma ho semplicemente detto che non, io non nego che quella non sia una domanda interessante e rilevante. Dico che in Esatto. questo caso specifico la risposta è biologica. Tutto là, non c'è una metafisica. Professore, stia attento perché gli attivisti del genere sono in ascolto. Qui Vabbè, entriamo. cioè, non è che posso uccidermi perché siano continuamente. No, ma non Insomma, c'è da si sono uccidere. già inventati che sono razzista. Oggi Non c'è nulla da uccidere. decideranno, taglieranno Una 12 parole forte mie appropriatamente, diventerò. corrente di persone che invece dice no. Non è un problema biologico, è un problema proprio relativo alla nostra nozione di essere un individuo. E sono quelli del gender. Su questo. Sì, vabbè, Come ok, avevo sì, annunciato, è il quarto ma molto sanno frequente. benissimo, finiamo, diciamo, No, forse finiamo il su problema che questo. interesserà di più tutti e anche politicamente più No, no, scottante, sì, alla fine ho capito dove va a finire sulla eterna questione se il cervello è una blank slate oppure è anche una di quelle questioni. no. Però figuriamoci. Insisto su due punti, veramente per chi ascolta. Se volete fare metafisica, vi invito a guardare la metafisica della matematica e la metafisica della causalità. Il resto è un po' crema sulle torte, è opzionale da aggiungere. Sono stato troppo lungo e mi scuso. Dottore, va benissimo, la ringrazio Sì, e prego. buona serata. A lei, buonanotte, fra poco. Ciao, Buonanotte per te, è divertiti. vero? No, Buon dai, compleanno. sono solo, cosa sono? Sono le Sono nove le 21:16. e non andrei a dormire, sono sicuro. No, Almeno 3 ore di lettura. leggo un po' e sfumazzo. È importante sapere Bravi. che carne ai miei vizi mi interessa I molto di più nostri della vizi mia. sono comuni e poi avete sorseggi, non il mio gin and tonic, ma il tuo. No, whisky. La cavolino ultimamente sempre No, o. Aberlour. Ho comprato Aberlour. L'ultima Abel. bottiglia è Aberlour. Essendo Capiamo. scozzese, bisogna variare un po'. Giusto, giusto, Mi giusto. farò un drink e un sigaro. Ma a parte quello, grazie dell'ospitalità e si può Alla continuare a prossima. discutere. Ciao, caro. Ciao. Ciao, ciao.